Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Questo video è un po' il seguito del video precedente in cui vi parlo delle ultime letture fatte nei mesi di febbraio e marzo, mesi durante i quali purtroppo non ci siamo visti. Nel video precedente vi spiego anche perché, per farla breve, comunque è una questione di percorso di adozione che mi ha portato via molto tempo e soprattutto la chiusura della mia attività. Come ho chiesto anche nel video precedente, fatemi sapere se vi interessa vedere un video in cui vi parlo di ciò che mi ha spinta a chiudere la mia piccola libreria e soprattutto quali sono i progetti per il futuro, insomma parlare un po' di quello che mi è successo, perché comunque riguarda sempre il mondo dei libri. Ok, riprendiamo subito con le letture che ho fatto in questi mesi. Un libro che ho veramente adorato è stato Il colore della gioia di Diana Rossi, credo si pronuncia Diana Rossi, non sono sicura. E fatto sta, comunque, questo libro l'ho letto perché mi era stato regalato da Maritino per Natale e non mi sarei mai aspettata una storia così bella. La storia praticamente parla di un signore anziano che ha una figlia che è sposata e che ha a sua volta un figlio, quindi questo signor anziano ha un nipote, per farla breve. Succede che il padre di questo nipotino ha un incidente, quindi è costretto in ospedale per qualche tempo e di conseguenza anche sua moglie è costretta in ospedale per accudirlo e per stargli vicino durante la lunga ripresa. Quindi il bambino si ritrova a stare molto tempo con suo nonno, il quale gli racconta che lui non ha una famiglia, nel senso che è stato tirato su in un orfanotrofio durante la guerra civile che c'è stata, insomma, in Spagna. Lui non ricorda niente del suo passato, di chi fossero i suoi genitori e soprattutto non ricorda la sua data di nascita. Quindi, come viene detto, lui non ha un compleanno, non si ricorda quando è il suo compleanno. Il bambino rimane scandalizzato da questa cosa e gli dice: nonno, dobbiamo ritrovare il tuo compleanno. Fatto sta che appunto lui, per occupare il tempo con il nipote, decide di intraprendere un viaggio che lo porterà a ritroso nel tempo, prima all'orfanotrofio e poi attraverso, insomma, tutte le persone che in un modo o in un altro sono entrate a contatto con lui durante la sua vita, per riuscire a scoprire chi fossero i suoi genitori e quando fosse il suo compleanno. Anche in questo libro si alternano il momento passato e il momento presente, e la cosa molto particolare del momento passato è che ci viene raccontato in ogni capitolo il passato del bambino, quindi non del bambino nel senso del signore anziano quando era bambino ed è stato nell'orfanotrofio, dal punto di vista, ogni capitolo, di una persona diversa che in qualche modo è entrata in contatto con lui. Ma soprattutto partiamo dal momento in cui è stato portato nell'orfanotrofio e lui da lì in poi la sua vita se la ricorda, e andiamo a ritroso nel tempo. Ogni personaggio che l'ha incontrato, sempre appunto andando indietro, fino a quando lui non era neonato e fino a quando non è nato. E quindi, insomma, la cosa bella di questa storia è che secondo me ha un metodo di narrazione veramente particolare e accattivante. Mentre per quanto riguarda la parte relativa al presente, quindi il signore anziano che col nipote si muove all'interno della Spagna, chiaramente viene raccontato in maniera lineare, e lui vediamo come, attraverso vari indizi che le persone riescono a dargli, riesce a tornare indietro nei suoi ricordi e appunto andare alla ricerca dei suoi genitori. A parte la storia, che è comunque molto carina, il libro è tenerissimo, è veramente un elogio alla tenerezza, all'amore, all'affetto, e questo nonno e il nipote hanno un rapporto bellissimo. E soprattutto ciò che vivono insieme li unisce in una maniera indescrivibile. Le sensazioni e i sentimenti di questa persona, di questo signore che scopre cose sul suo passato, lo rendono molto umano, molto vicino a noi. Proviamo empatia per ciò che prova, per ciò che sente, e anche per ciò che sente il bambino, che comunque lo accompagna ma rimane preoccupato per il padre, che in ogni caso è in ospedale. Io l'ho trovato di una dolcezza unica, l'ho prestato anche alla mia mamma e anche lei lo ha letto, perché è veramente molto molto bello. I personaggi sono tutti descritti bene, sono molto, come dico sempre, veritieri, reali, sono
descritti nei particolari, quindi non sono abbozzati. Ci muoviamo all'interno della Spagna in due periodi storici molto diversi l'un dall'altro, uno in cui era all'ordine del giorno uccidere e vedere soldati comunque per marciare per le strade, ed uno in cui le strade sono in realtà soltanto piene di turisti. E soprattutto scopriamo la capacità di alcune persone di provare sentimenti positivi e quindi di dimostrare bontà. Ecco, troviamo all'interno della storia del signore anziano una serie di personaggi capaci di fare buone azioni in maniera disinteressata. Quindi secondo me è anche un bellissimo esempio di vita, ecco, quello che accade all'interno di questo libro. Ve lo straconsiglio, bellissimo, tenero, veramente uno di quei libri che rimangono nel cuore. Altro libro letto e che mi ha estasiata e conquistata è La luce sugli oceani di M.L. Stedman. Allora, questo libro l'avevo su Instagram Stories sempre, se volete, anzi seguitemi perché ne faccio tante. Fatto sta, insomma, che su Instagram Stories avevo chiesto ma quale libro potrei cominciare adesso a leggere, che insomma ho finito quello che stavo leggendo, e un sacco di persone mi hanno scritto leggi La luce sugli oceani perché è uscito adesso il film, sembra una storia fantastica. Quindi insomma alla fine ho deciso di cominciarlo e di leggerlo. È sicuramente il libro più bello che io abbia letto nel mese di... no, è sicuramente il libro più bello che abbia letto quest'anno, e forse lo rimarrà per tutto l'anno, perché è veramente eccezionale. Come per quanto riguarda il libro precedente, non so come mai, anche qui torna di nuovo, anzi diciamo che un po' lo capisco perché, torna di nuovo il binomio famiglia naturale, famiglia adottiva, e quindi forse anche per questo l'ho sentito un po' più mio. La storia parla di due sposi, due giovani sposi che vivono su un'isoletta dell'Australia, e niente, loro praticamente si vogliono tanto bene, si amano e vivono su questa isoletta deserta, nonostante la vita non sia semplice, perché vivono da soli per la maggior parte dell'anno, a parte il momento in cui una volta ogni 3 mesi, se non erro, gli arrivano i rifornimenti, e una volta ogni tanto appunto hanno una licenza e possono tornare sulla terraferma dai parenti di lei, ecco, però tendenzialmente vivono soli. Vorrebbero tanto avere una famiglia, purtroppo lei non riesce a portare a termine le gravidanze, e quindi per 3 volte ha degli aborti spontanei che provocano appunto la nascita di un bambino morto. Un giorno cosa succede? Succede, lei ha appena perso il terzo figlio, succede che arriva una barchetta dall'oceano dove una volta arriva scoprono esserci un uomo morto e una bambina ancora viva, una neonata avvolta in un maglione. Nonostante lui voglia denunciare il ritrovamento per scoprire chi fosse quest'uomo, e soprattutto se magari, ecco, c'è una madre da qualche parte, lei in realtà lo convince che molto probabilmente la madre sarà morta in qualche disastro in mare e che quindi è stato Dio a mandargli questa bambina perché loro non possono avere figli. La bambina è talmente piccola che loro riescono a far credere a tutti che appunto lei sia riuscita a portare avanti la sua gravidanza e che la bambina sia sua, e quindi questa piccola cresce con loro, che sono effettivamente poi i suoi genitori, per alcuni anni. Tutto si sconvolgerà nel momento in cui tornerà in scena la madre biologica della bambina. Non posso svelare altro perché di cose ne accadono veramente tante, ma vi guasterei il gusto di leggere questo libro. Fatto sta che ci mette davanti a dei grandi problemi esistenziali, perché ogni personaggio che lotta per il bene di questa bambina ha le sue ragioni e allo stesso tempo ha i suoi torti. Ed è questa, secondo me, la bravura dell'autore nel metterci davanti ad una situazione così particolare, così drammatica, che non ci fa schierare da nessuna delle due parti. E questa è la sua abilità, perché niente è completamente buono e niente è completamente cattivo. E oltretutto ci fa vedere come molto spesso il fatto di volere bene ad un'altra persona e volergli dare tutto l'amore possibile, allo stesso tempo possa provocare un dolore immenso ad altre persone. Quindi non sempre fare il bene di qualcuno equivale a fare il bene di tutti.
Secondo me si è destreggiata benissimo, oltretutto non sono sicura nemmeno se sia un'autrice o un autore. È nata, quindi ok, leggo l'autrice, è nata e cresciuta, quindi è una femmina, ecco. L'autrice secondo me si è destreggiata benissimo all'interno di un tema scottante e insomma molto particolare, ma soprattutto ha saputo descrivere benissimo i sentimenti, le sensazioni di tante persone che vivono il dramma in una maniera diversa l'una dall'altra, perché abbiamo i suoi genitori, la sua madre naturale, i genitori adottivi, abbiamo i parenti, quindi abbiamo i nonni, abbiamo un paese intero che si trova davanti a questa situazione. E abbiamo soprattutto anche i litigi e le discussioni all'interno delle famiglie per capire quale sia il modo migliore di agire. I personaggi sono descritti in maniera eccellente, ognuno ha il suo carattere, i suoi pregi e difetti, sono sfaccettati, sono realistici, veritieri, ma soprattutto sono veramente caratterizzati, quindi secondo me è una delle letture più belle che potreste fare. Fatemi sapere se avete visto il film, se vi è piaciuto. Io non credo che lo guarderò perché ho talmente amato il libro che non voglio dimenticarlo, quindi credo che rimarrò con questo nella testa. L'ultimo libro di cui vi parlo oggi è Miss Peregrine nella casa dei ragazzi speciali di Ransom Riggs. Allora, ho letto questo libro quando ero in Irlanda, me lo sono portato dietro e devo dire che mi è piaciuto molto. Nonostante abbia trovato opinioni su internet molto divergenti su questo libro, non mi sono soffermata troppo su leggerle o ascoltare appunto le recensioni, perché volevo essere autentica e soprattutto onesta, ecco, nella maniera più assoluta. Io l'ho trovato veramente carino. Prima di tutto bisogna ricordarci che il libro di cui stiamo parlando è un libro per ragazzi, perché secondo me non è una lettura che come lettore ideale appunto vede un adulto, ecco. È un fantasy, però nonostante io non legga né libri per ragazzi né fantasy, io questo l'ho letto molto volentieri. La storia, per chi non lo sapesse, perché comunque ne è stato tratto un film da Tim Burton, parla di un ragazzo che da bambino è cresciuto con un nonno che diciamo fin quando era piccolo, gli faceva vedere delle fotografie, delle vecchie fotografie, in cui mostrava i poteri speciali di alcuni ragazzi. Questi ragazzi erano bambini, insomma ragazzi, persone con cui aveva vissuto in un fantomatico orfanotrofio in cui lui si era rifugiato durante la Seconda Guerra Mondiale e che appunto avevano questi poteri speciali ed erano sotto la direzione di questa Miss Peregrine. Crescendo poi il ragazzo, insomma, si convince che suo nonno lo stesse prendendo in giro, gli stesse raccontando delle favole solo perché era un bambino, e quindi non gli crede più. Purtroppo il nonno muore in una maniera veramente tragica, lui trova appunto il nonno quasi completamente dilaniato. Da che cosa? Da un mostro. Lui è convinto di aver visto un mostro con dei tentacoli, una cosa insomma sicuramente non umana, ma ovviamente nessuno gli crede. Comincia ad andare dallo psicologo perché sta veramente male per ciò che ha vissuto e lui si ricorda le ultime frasi pronunciate da suo nonno, e lui infatti gli ha chiesto nei suoi ultimi istanti di vita di tornare, trovare l'orfanotrofio, tornare lì e raccontare che cosa gli fosse successo. Lui appunto si convince che forse la maniera migliore per superare questo tipo di trauma che ha vissuto sia proprio andare in questa isoletta dove era presente questo orfanotrofio, cercare Miss Peregrine, parlarle di suo nonno e vedere se riesce in qualche modo a superare il blocco che lo tiene imprigionato da quando ha assistito alla sua morte. Quindi parte e basta, da qui parte un po' l'azione. L'arrivo sull'isola, la ricerca di questa casa, il come la trova, eccetera, eccetera, insomma. Io l'ho trovato veramente carino, cioè è un libro che tiene sulle spine, è un libro d'avventura in cui il protagonista obiettivamente vive una lunga avventura che lo porta a scoprire cose fantastiche, cose nuove che la sua mente non poteva neppure immaginare. Allo stesso tempo si trova a combattere, si trova a difendere gli amici, si trova insomma a difendere i suoi valori, a vivere in un sistema temporale completamente sballato. Insomma, è carino, è coinvolgente. Ci sono state delle parti addirittura in cui ero veramente in tensione, lo leggevo magari in albergo in un momento che ero sola in camera, insomma ero anche piuttosto impaurita. Non è un libro senza difetti, ma in realtà credo che proprio ne abbia ben pochi. Per esempio, secondo me il colpo di scena finale che riguarda uno dei personaggi
secondo me è un po' tirato, nel senso un po' sopra le righe, un po' poco realistico, per quanto possa essere realistico un libro fantasy, ma questo è l'unico difettino che ho trovato, e per il resto ho trovato veramente carina tutta l'azione. Ovviamente il libro non termina, quindi ci farà rimanere col fiato sospeso, perché questo è il primo volume di una trilogia. Ho aspettato di leggere il primo volume per essere sicura di acquistare gli altri due, e poi ho acquistato anche gli altri due convinta. Il libro oltretutto è un'edizione molto molto bella. Prima volevo fare una precisazione sul titolo. Il titolo originale era, ve lo leggo perché c'è scritto qui all'inizio, nella versione italiana, della prima edizione italiana, era La casa per bambini speciali di Miss Peregrine. Prima di tutto è stato modificato Bambini con ragazzi, però ci può stare perché effettivamente molti dei personaggi non sono proprio bambini, ma soprattutto è stata messa in risalto Miss Peregrine, e diciamo che il motivo secondo me è che nel film Miss Peregrine ha un ruolo molto molto importante. In realtà nel libro non è così. Miss Peregrine è sì colei che dirige l'orfanotrofio, che tiene un po' le redini di tutto, ma in realtà ciò che smuove l'azione non è mai lei, ecco, rimane comunque un personaggio, perlomeno in questo primo libro, un po' secondario. Ovviamente ci siamo dovuti, come accade sempre in Italia, adeguare alla versione cinematografica. Infatti anche questo libro lo trovate con una bella fascetta sopra, che con la locandina del film, che io ovviamente ho buttato via. E appunto, dicevo, per quanto riguarda l'edizione è molto molto curata. Vi faccio vedere per esempio i capitoli. Ogni capitolo ha, quando termina, insomma, il capitolo successivo ha questa grechina colorata, le pagine sono tutte ingiallite, sembrano vecchie, e poi soprattutto il libro è tempestato da queste fotografie. Le fotografie si riferiscono a qualcosa che il protagonista effettivamente vede, incontra, insomma ci vengono spiegate. Ma la cosa realmente interessante è che quando, insomma, arriviamo in fondo al libro, leggiamo le note dell'autore, e lui ci dice che le foto non sono praticamente mai state ritoccate e che sono effettivamente reali e prese da alcuni collezionisti che vanno in giro a raccogliere le foto più strambe che trovano ai mercatini dell'usato. Questo ci fa quasi spaventare, nel senso che obiettivamente quello che troviamo nelle foto è abbastanza inquietante, e sapere che sono reali rende il tutto ancora più interessante, ancora più coinvolgente. Insomma, fatemi sapere se voi l'avete letto e cosa ne avete pensato. Io l'ho letto molto volentieri. Bene ragazzi, il video per oggi finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri e che cosa ne avete pensato. E noi, adesso che ho ripreso, ci vediamo presto in un altro video. Ciao!